diciottenne che spara a vista, prima davanti a un McDonald's e poi al centro commerciale Olimpia, e la scena da incubo ripresa con uno smartphone dell'attentato di Monaco di Baviera. Il bilancio del pomeriggio di paura è di 10 morti, 5 giovani e 4 adulti, di cui uno è l'attentatore stesso, e 16 feriti nella strage perpetrata nella periferia nord della città. Il killer, con doppia cittadinanza tedesca e iraniana, pare non abbia legami con l'ISIS, ma i fatti di Nizza e Dortmund fanno pensare all'ipotesi dell'emulazione, e ci sono pure testimoni che giurano di averlo sentito proferire la frase «Allah è grande» durante la sparatoria. Monaco è città da sempre legata a Trieste, meno di 5 ore d'auto per raggiungerla, importanti interscambi economici e commerciali e molti triestini che vi lavorano. Fra questi, il responsabile della comunicazione di Generali in Germania e in passato per anni giornalista dell'ANSA, Giulio Benedetti, che nel pomeriggio di ieri faceva proprio ritorno nella nostra città per un weekend in famiglia. Io lavoro a Monaco ormai da circa un anno e ieri sera con la macchina, come talvolta succede, rientriamo a casa a Trieste per il weekend. Ovviamente la notizia si è sparsa subito molto rapidamente, la zona dove sono avvenuti i fatti è una zona molto frequentata, è nel nord-ovest della città dove sorge l'Olympia Park, e i fatti sono accaduti in un centro commerciale conosciuto, anche storicamente conosciuto, uno dei più vecchi e più conosciuti di Monaco, dunque la notizia si è sparsa subito molto rapidamente. Momenti iniziali anche di panico, le notizie ovviamente erano frammentarie, si parlava di uomini in fuga, la metropolitana è stata subito bloccata, i metro, i bus, anche i taxi non giravano più, dunque una situazione di paralisi che è stata gestita comunque molto bene a mio avviso anche dalle autorità, anche dal punto di vista dell'informazione. La polizia ha fatto un ottimo lavoro di informazione per i cittadini anche attraverso Twitter in varie lingue, in inglese, in francese e anche in turco, e anche solidarietà da parte delle persone, porte aperte, e anche la comunità islamica ad esempio ha aperto le moschee, e in altre situazioni c'è stata comunque una grande coesione da parte della cittadinanza di Monaco. La tua prima reazione emotiva, quella della tua famiglia? So che hai anche fatto immediatamente un post su Facebook per dire siamo salvi, non abbiamo nessun problema. Certo, i social in questo aiutano, il servizio che fa Facebook ad esempio è un ottimo modo, perché ovviamente le persone che ti conoscono subito ti scrivono, questo sicuramente è importante, dare subito un messaggio di star bene ai propri familiari e agli amici, e sicuramente anche in questo caso qua la comunicazione attraverso i social network è stata molto di aiuto, sia per comunicare chi fortunatamente non è stato coinvolto in questi fatti, ma anche per informare le persone di quello che stava succedendo. Che cosa hai provato pensando che questo succede in un, diciamo, rione vicino a dove vivi, o comunque ogni tanto trascorri anche del tempo? Beh, come dicevo, un rione frequentato, io abito dall'altra parte della città, nella zona del centro a est, il pensiero è che purtroppo questi fatti possono veramente accadere ovunque.